Ciao, benvenuti a tutti. Dobbiamo fare il punto sul petrolio, sull'WTI, perché siamo a un livello estremamente interessante e va monitorato a questo punto con attenzione. Avevamo già fatto un video nei giorni scorsi, ma oggi lo vediamo anche in sincronia con due coppie di valute che riguardano strettamente il future del petrolio. Allora abbiamo supporto statico dal quale il prezzo è ripartito. Le due medie mobili, la 50 la rossa e la blu la 200, sono incrociate al ribasso e cominciano anche ad allargarsi. Primo segnale negativo. Un livello che potrebbe interessare come resistenza il prezzo è il livello dinamico che andiamo a evidenziare con questa trend line che appunto parte da questo minimo, test, test, test con questa pin bar prima della Marubozu e rottura, e ora si sta andando a cercare le teste in area 58, 58 e 50 al massimo, dove appunto passa anche la media mobile a 200. Se avessimo in quest'area anche l'RSI in fase di ipercomprato, quindi sopra i 70, potrebbe essere sicuramente una conferma di possibile trade al ribasso. Questo livello è anche un livello importantissimo perché da questo ribasso che è partito dai 63 fino ai 58 e 50, il rally, il pullback, il ritraccio, chiamiamolo come vogliamo, coincide con quest'area che è il 61,8 di Fibonacci. Quindi tra i 58 dollari e i 58 e 50 abbiamo media mobile a 200, resistenza dinamica e il 61,8 di Fibonacci. Quindi è un'area fortemente interessata da resistenze e con eventualmente RSI in negativo e candela o pattern ribassista sarà opportuno prendere in considerazione operatività short. Vediamo USD CAD, che è una coppia che si muove correlata ma a livello inverso rispetto al petrolio, ossia quando il petrolio sale tendenzialmente USD CAD tende a scendere. Perché? Perché si apprezza il dollaro canadese, che è la valuta primaria più correlata direttamente per le esportazioni del Canada con il petrolio, e vediamo come appunto durante gli ultimi giorni, mentre il petrolio è salito, USD CAD si è sceso, cioè il CAD, il dollaro canadese, si è rafforzato. Ma anche esso in maniera inversa rispetto al petrolio, ormai prossimo a due supporti estremamente importanti, questo dinamico di lunghissimo periodo e questo statico in area 1,30, 1,30 e 20. Quindi ecco, anche qui operatività possibile long sul test di 1,30 e 20 con pattern o candele idonee, e va questo grafico quindi a confermare nell'ultima fase anche quello che abbiamo visto sul petrolio. Terzo grafico, sempre con il dollaro canadese, che in questo caso è a sinistra e quindi si apprezza alla salita del petrolio. Vediamo appunto che rispecchia il movimento che ha fatto il petrolio. Oggi è su una resistenza, ma la rottura di 83,20 potrebbe portare il prezzo in area 84, dove troviamo questa resistenza statica molto molto chiara. Vedete qua quante volte sia stato testato, poi qui come resistenza, qui prima come supporto varie volte, e quindi un livello che il grafico sente molto molto chiaramente. Anche qui l'RSI è quasi in ipercomprato e quindi area 84 potrebbe essere interessante in presenza di pattern o candele idonee per operatività ribassista. Ecco, quindi si può tradare direttamente il petrolio o andare a scegliere una delle due coppie di valute viste per muoversi in maniera in sincronia, diciamo, quindi senza necessità di investire direttamente sul future, ma per chi preferisce il forex può usare CAD yen oppure, come abbiamo visto, USD CAD, che è proprio la coppia principe come correlazione inversa con il WTI, essendo poi trattato come materia prima in dollari. Un saluto a tutti.